Molto bene, signori miei, seconda stagione di Stranger Things, conclusa, andata molto bene, mi è piaciuta. Allora adesso mi metto qui e mi faccio un'altra bella missioncina veterano, Soe. Soe, in che senso Per Soe? un Andiamo mese a intero sulla via per Parigi abbiamo stretto la morsa intorno agli ultimi crocchi in fuga. vedere. I Ma crocchi. come serpi in trappola, da quelli devi aspettarti di tutto. Madonna, sono sempre agguerriti questi crocchi e noi andiamo a farci Soe. Proseguiamo. Ma perché? 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 Ce l'ho già, Se veterano, vogliamo su. lasciare il segno, dobbiamo essere pronti a Non tutto, capisco anche a questo gioco. lavorare con l'SOE, le forze speciali inglesi. C'è Ah! qualcosa in ballo? Certo. Per forza, Davis è qui. La resistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi V2 per un attacco a Parigi. V2. È in sosta vicino ad Argentan. Questo ci dà abbastanza tempo per portare la squadra in posizione. Dobbiamo fermarlo lì. Avete dimostrato il vostro valore a Marigny, quindi avrete voi questo privilegio. Ma che grazie, signore, culo. ma questo non sembra un lavoro per un solo plotone. Infatti farete squadra con l'SOE. Vediamoli, arrivano gli inglesini. Oddio, ci sono le Però ragazze ci siete dati soldate. da fare. Tranquillo, tenente. Ce n'è per tutti. Gli agenti Vivian e Crowley condurranno l'operazione. Lavorano con la resistenza da mesi. Conoscono il terreno. Obbedirete a loro. Abbiamo saputo di Marigny. Notevole. Non è solo merito mio. Normale amministrazione. Un gran lavoro, ma il difficile viene ora. Non è un comune treno rifornimenti tedesco. È una fortezza sulle Corazzato. taglie. Il nostro contatto nella resistenza, Rousseau, proverà a L'ultimo boss sabotarci, di ma gli Battlefield attacchi alla 1. nostra rete potrebbero lasciarci isolati. Il destino di Parigi è nelle vostre mani. Madonna. Va bene, siamo anche sottoposti degli inglesi, Mi ok. ricorda il nostro lancio sopra Vercors. L'agguato contro la Gestapo. Come sei romantica. Ascolta, ma voi, vabbè, siete partigiani inglesi Ecco il praticamente. bersaglio. I crocchi sono tipi precisi. Il treno è puntuale. È un treno così grande e così corazzato. È un Panzerzug. Quei V2 hanno un raggio di 300 chilometri. Possono arrivare a Parigi. Vacca Non boia. devono arrivare al sito di lancio. Movimenti nemici davanti. Panzerzug. C'è la Grisgar. Bene, io e Vivian li facciamo fuori. Turner a quel punto avanza. Ah, quindi è missione Daniels, stealth, dopo ho la già tua impresa capito. Marigny fornirai fuoco di supporto insieme a Ziosman. Forza. Bene, andiamo. Cioè, ancora ceccolo? State tutti giù. Posso Silenzio mettere voi. silenziatore? Yes. Ovvio. Allora. Ah, Ammazza il cecchino. Daniels, usa il cane. beh, questo sì. Mad Max per gli incontri ravvicinati. Uccidi. Ah, sono già qua i tedeschi. Attenzione, attenzione. Aia, lo stiletto nella Adesso, carotide. ufficiale, al tuo segnale. Eccezionale. Oh, cosa? Quel corpo. E aggirate la casa. Dennis, resta Hi-hi. con Crowley. Arrivano i baggoni. Aspetta. La Luftwaffe. Dammi. No, pensavo fosse un medikit. No, no, no. Cosa ha visto? Ma non hai visto niente, ma la smetta. Torni a casa, caporale, torni a casa. Un caporale gentiluomo morto. Ma sei truccato? Si è fatto le sopracciglia. Allora, Carco Mirino, salutiamo. Ciao. Segui. Aspetta che nella scorsa missione. Che brutti colori questa. Si passa da un bel cielo a questo color pece. Vi dicevo che nella scorsa missione non abbiamo trovato neanche un collezionabile se non un'azione eroica. Io, ma se ammazzassi questi, cioè, si arrabbierebbero. Lo so che ho fatto una cazzata. Fuoco! Merda! Crowley, il treno sta per partire! No, non volevo, ragazzi, vabbè. Obiettivo aggiornato. Ma volevo uccidere un po' di gente, dai, dai. Tanto adesso fallirà e lo ricominciamo, dai. Ma porca. Però siamo invulnerabili dentro le case, ho notato. O forse questa missione non è equilibrata per essere sbagliata così dal principio. Aia. Chi è che mi ha sparato così? Non c'è nessuno. Doveva essere un'infiltrazione tattica e invece.
Boh, a posto. Resta con Crowley. Muoviamoci. Crowline maschi. Sdrisbrusni nasbrio. Orca. Axe, via la carotide. Andiamo. Taglia gole dell'Isis per te. Questa non si apre, perché? Non si apre, madonna, ma che brutto. Guarda che non ho fatto un cazzo io, Crowley, cioè, se queste case qua sono fatte di cartapesta, non c'è mica colpa, eh. Ah, menchia. Nazifrazzi. Ci sono i Fritz. Aspetta, che devo guardare se c'è un collezionabile. Madonna, non resisto. Questa. Ma chi è che urla? Ah, è la tipa. No, in mezzo alle gambe di Suor Teresa. Hanno ammazzato tutti questi nazifrazzi. Oh, raga, niente, eh? Non c'è un collezionabile neanche a pagarlo. Le prime missioni ne trovavamo a Ruzzo, poi dopo li hanno nascosti tutti. Il cecchino. Porca la troia. Porca la troia. Aspetta che ammazziamo questo. E vabbè, si è colorato. Ma che cecchino, che cosa aveva? Non aveva un mirino da cecchino, ok. Io voglio vedere bene in giro, perché so che sicuramente ci sono i collezionabili. Dai, se ce ne sono tre non possono essere. Niente, vado via. Cioè, quello lì mi stai dicendo che non ci vede? Dai, ma. Medikit. Vabbè. No, ma questo è un tedesco. Vabbè, un tedesco morto, ma nessuno sicuro del cadavere. Vanno a far la ronda, perché devono essere ligi, è il loro dovere. Ferma il treno, va bene. C'è silenzio in questa valle. Oh oh, camionetta. Se ne va. Porca. Venga qui, ufficiale, venga qui. Sì, vabbè, strozzato in 3 secondi. C'è più fantascienza in questo COD che in Mass Effect 3. Oh mio Dio. Passo sopra i corpi, che così, guarda, questa è la girata di faccia, così l'anima non potrà lasciare questo luogo. Mi faccia verso il terreno, incredibile. Ma è possibile che non ci sia un diavolo di collezionabile? C'è un MP40, però da quanto ne so io posso fare così e mettere... No, assolutamente no. Non puoi metterci il silenziatore. Non è come l'online, che le mitragliette, quella giusta classe, possono avere il silenziatore. Non c'entra veramente nulla. Posso strisciare qua? Ah, ottimo. Orca. Orca, sono orbi questi crucchi. Allora, dato che siete andati via... Mamma, porca. Ammazziamo quello. Poi ci facciamo il nostro giro di ronda, perché... Yavol. Yavol, sir. Guarda, sono là sopra, sir. Non vede un gazzo. Op. Boh, stilettata nella gola, che dolore, ma no. Avete fatto un po' di Yavol voi qua dietro, no? Cazzo. Oh, non c'è un ricordo, possibile? Non c'è un doblone, non c'è nulla. Questo qua, aspetta che gli faccio un attimino. Ecco, ah, si è scannato come un verro. No, dove va? Signorino, venga qui lei. Voleva. Si
silenziatore mi aiuta in queste fasi concitate. Che cazzo? È diventato rosso, beh. Pelle rossa. Non andare. Com'è morto? No, ancora quell'animazione qua, veramente. Cioè... in 80.000 giochi, FPS. Muoiono, cadono lì indietro. No, erano, sai dove? Un sacco di giochi di Batman morivano lì indietro, i nemici. Posizioni strane. Vabbè, dai, stiamo perdendo tempo, vaffanmoc. Andiamo avanti, collezionabili, poi se avrò voglia me li cercherò per cazzi miei, non lo farò mai. Non ho tempo, ragazzi. Vorrei avere il tempo per farlo, qui. Tipo anche... oddio, aggiungere... ma che brutto, guarda che... ma che schifo, ma cos'è sta roba? Cos'è quell'insalata marcia qua? Sembra i fondali della Melevisione, ma che cazzo è? Teniamo i 60 frame belli stabili, sì, ok. A parte che lagga anche la campagna, ma poi... c'è una grafica che fa impressione. Sto nelle frasche, come Aloy in Horizon. Posso insinuarmi da qua? Sì. Tu dove sei che mi hai visto? Molto più facile farla stealth questa, immagino. Dove è andato quel coglione là che mi aveva visto? No, è andato a controllare veramente. Dammi questo, grazie. No, 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 non hai visto nulla tu. Vieni in casa che ti faccio la festa. Coglione. Ti do una fetta di Sacher. Anche se è austriaca, ma non... gli si attiva la croce di Norimberga. Però le porte non le posso aprire, non posso far nulla. Guidatissimo come al solito. Non sento i passi neanche qui, non li sento nell'online, non li sento neanche qui, madonna. Devi morire. Boh. Tutti col car. Chiudi la porta, non puoi. Io non ci credo che non ci sia un ricordo in queste fasi, veramente. Ma sono fatti di merda sti seggiolini qua. Oh, eccone uno. Cos'è, una cintura? Un collare? Un collarino. Soe. Ma perché devi lagare? Ecco. Ci hanno beccati. Ma perché? Ma scusa, sono stato bravo finora. Ah, scusa Crowley, scusa. Ma dai, il fuoco amico non sarà tollerato. Gli ho dato un colpetto, ma non rompere i coglioni. Cambio di programma. Ci hanno beccato. Crowley, il treno sta per partire. Ah, ma perché ho ucciso Jerkins. Prendi delle munizioni, Daniel. Oh. Ciao. Sono a corto di munizioni. Guarda la granata. Tieni, Daniel. I cani. No, dai, la violenza contro i cani, no, dai. Facciamo come... aia! Aiutatemi, aiutatemi, madonna! Che calciano i denti. Scusami, però. Siamo ancora in tempo. Non riesco a muovermi. Mi dispiace, perché... però effettivamente loro... grazie. Erano... addestrati per quello. Azione eroica per lui, attenzione. E muore così perché vuole fare l'eroe. Muore così. Vaffanculo, vaffanculo te, l'azione eroica del Cristo. Cambio di programma. La gente che appare così. No. Madonna. Nemici all'ufficio postale. Butto una granata. Andiamo, signori. Non ti lascio. Dai, merda. Dai, no. Vaffanculo. Sì, ma però, cioè io dopo non posso perdere due ore per cercare di salvare sto demente. Cambio di programma. Ci hanno beccato. Granata fumogena lanciata. Sta passando. Aspettiamoci. Aspetta,
fumogena! Nemici all'ufficio postale! Guarda, anche girato di là. No, cane, no, ti prego. Ecco, guarda, guarda i cani, ma perché? Ma porca troia, ma che cosa sto vedendo, mamma mia. Io... cioè, però se devo vedere delle robe così, ragazzi, veramente. Qua mi tira le granate e basta. Non so quello col mortaio. Nemici all'ufficio postale. Merda. Andiamo, signori. Dai, curati, Dio santo. Dobbiamo seguire quel treno. Aspetta un attimo. Merda. Devo da curare, dove sarei? Qua. Non ce la faremo mai. Siamo ancora in tempo. Io ci riprovo, ragazzi. Ce la farà anche il treno. Nessuno mi copre, nessuno fa un cazzo. Non deve sfuggirci. Non so dove andare perché non vedo. Ma scusami, mentre io salvo questo, ad esempio. Ok. L'ho salvato. Okay. L'altro muore, beh, ovvio. Prendi delle munizioni, Daniels. Dammele. Qui, soldato. Guarda, guarda, la tecnica suprema di quello zitto. Tagliamo per l'ufficio postale. Guarda, visto, perfetto, dammele. Dammi tutto. Ecco a te. Tiro una granata fumogena. Tecnica del mondo. Ce la togliamo, che tanto ormai ci han beccato. Yavol. Dov'è Canis? Non c'ha rapido di fuoco. Muore in ritardo, vabbè. Dovevi essere già morto, come dice Johnny Cage. Dovevi essere già caduto. Aia, quello lì camper, madonna. Puoi crepare. Il treno è in partenza. Daniels, la porta. Aspetta che ci sono collezionabili qua, Dio santo. La porta, dai. La merda, la conosci la merda? Attenzione. Merda. Tutti sulle camionette! Ecco, sparo io. No, devo guidare, madonna, no, ti prego. Dobbiamo fermare quel treno. Vai, vai! Andiamo, il momento andiamo. Più bello! Tieniti forte! Certo. Cazzo, attento! Via. Non uscire di strada! Attento agli alberi! Oddio! Oddio! Aia! Ah! No, ma è bello! Lo vedi? La guida è molto bella! Eccolo, reattiva. Sto andando. Cazzo, muro. Così lo perdiamo. Curva a destra. Ci provo. Ci sfugge. Sotto il ponte. Non vedo niente. Sto carretto. E sono a paletta io. Cazzo, ci spara addosso. Davvero? Fortuna che me l'hai detto. C'è anche una bella mira, devo dire la verità. Io taglio di qua, sì, sì, me lo sento. Ma pa pa pa. Ma. Dovevo guidare io. Cioè? Mi accontento subito, prendi il volante. No, ma uguale a quella di prima, scusa. Ma... vai 200 all'ora, sono spara. Qui volano. Se sono riscaldato. Cerca di colpirli. Va bene. Tieni la ferma. Sto provando. No, non posso. Non posso perché non è in linea. Oh, stiamo già andiamo morendo. Alla testa del treno. Fuoco, fuoco. Cioè, poi me godo. Dov'è? Minato. Dentro il vagone. Ne arrivano altri. Aspetta che è calda. Madonna. Mitragliatrici. Sto morendo. Infatti. Che palle. Che palle. Il Kubelwagen mi ha distrutto. Fuoco! Dentro il vagone! Aspetta. Mi arrivano altri! Mi hanno rotto il Kubelwagen. Mi
godo. Ottimo, Daniels! Portaci via da qui! Dai, 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 che c'ho tre di vita! Genio, infatti si è avvicinato un ranché. Prendila. Tira via la granata. Penso io. Ah, R1. Sì, vabbè. Cazzo. Certo. Oh, la camionetta è a pezzi. Madonna, che stronzata. Merda. Ma stai lì ancora un po', Daniels. Porca troia. Sì, va bene, deraglia un bagaglio da 600.000 kg. Solo la locomotiva. Possiamo smetterla, per favore, possiamo smetterla, ti prego. Poi... guarda che adesso cade pian piano. Niente, continuiamo a volare. Ma vaffanculo, dai, ma che cos'è? Che puttanata, dai, ma che brutto. Questo qua è stato orribile. Due ore che continuare a lanciare vagoni da pesanti come lune. Ma dai, ma smetti. Arrivo, aspetta. Vabbè. Porca puttana. Lo dicevo anch'io. Successo davvero. Ce l'abbiamo fatta. Era nei libri di storia. Styles avrà fatto qualche foto. Fortunatamente. Wilson potrebbe anche lasciarci in pace. Occhio! Wow. Ufficiale gentiluomo. Seguitemi. Vi porto dal plotone. Che è questa qua? Scusa, tu? Che cazzo sei? Un'amica. Un medico. Aspetti. Francese? Mi sembra di sì, ha il segno del... sul braccio. Nemici sui vagoni! A sud-est! Kit medico, qua! Dammelo! Mi serve una mano! Freddy! Chi è che urla male? Morite! Ma madonna! Attività nemica davanti a noi! Allora, siamo rimasti io e Zusi, Americana! Porca! Sono tutti rimbambiti questi tedeschi. Però sono immortali, vabbè, come sono. Una cosa che si sente abbastanza in COD, a differenza di un Battlefield, per esempio, è l'impatto dei proiettili. C'è... meno realismo, effettivamente, è più arcade come gioco, però... almeno nella campagna potevano dare una sensazione... Che cos'è quel punto di domanda che compariva? Guarda! Ah, perché non sappiamo il suo nome, ok. Potevano dare un senso di... il realismo un po' più marcato, ecco. Spari, sembra che stai sparando a salve, come nei film. Film di Hollywood, madonna. Sparo a random, tanto per... No! No! Guarda che ha chiuso gli occhi, la mucchina. Vabbè. Dai, guardalo, steso come un tappeto. Dai. Cioè, ma spiegamela, me la puoi spiegare, cioè. Ammazzi 50 persone che non si capisce cosa stanno facendo. Crepa, ufficiale. No, gli è scoppiata la testa. Poi improvvisamente ti arrivano due colpi, sboscettato a posto. Aspetta che facciamo così. Evitiamo un attimo. Eccolo qua. Eccolo qua. Minchia, non crepa. Vai di Chris Gun. Bravo, corrimi incontro te. Dio d'Androcchia. Oh, però basta, ti prego. Cazzo! Angolo! Ricarico.
serio, ma si sono salvati tutti questi qua, per favore, dai. Da questa parte! Subito! Sì, me lo lancia, gli sono davanti a 8 centimetri. E la mano. Dove? Lì? Non lo so. Cioè, ha tirato la granata esplosa. Ha tirato la granata esplosa. Non ha nemmeno toccato terra. Non era nemmeno arrivata a me, perché... A meno che quello lì non sia... Il giocatore di Serie A... Della Lega... Di baseball. Che tiri ad una velocità di 800 km orari, insomma... Non avrebbe nemmeno fatto in tempo ad arrivare da me. No, però è noioso. Però è noioso, ragazzi. Figa, è noioso. No, mi sta rompendo i coglioni, eh. Sinceramente mi sta rompendo i coglioni, perché come storia non... C'è niente, i personaggi mi... Sono fieri come le mie mutande. Tira una granata! E ci sono ste cazzo di robe scriptate che... Quando è deciso che ti devono uccidere... Ogni tanto non esplodono. Ogni tanto shottano, vabbè. Ma muori! Ti ho dato una raffica, Dio santo, che tirava giù un capodoglio. Sembra la mucca di io e me Irene. Ogni tanto. Quegli ufficiali qua. Porco cane. Da spararli. E poi sono ancora vivi. È un miracolo che quella poveretta sia ancora viva. No. È così. Un po' di nebbia in Valpadana. C'è uno steso là. Coglione. Andiamo bassi, non troppo vicini. Mi curo. Okay. Kit medico, qua! Sì, dammelo, dai. Nemico in movimento. Qui! Si muove, sì, va bene. È un kit fantasma, maledizione. Dove spari, Zusi? Dove spari? Ma non sta sparando. Lì non si capisce. Dice che sparano e spara gli altri. No, cani, cani. Dai. Yahoo! Aspetta. Cazzo. Ma si potevano rompere. MG. Prendiamo l'MG. Invece che la Grisgan, va bene. Madonna, un tubo della caldaia. No, sei brutta. Orribile. Ciao cane. Ti hanno tolto il sangue a te perché, sai, uccidere. Siamo qui. Forza. Umani va bene, ma i cani no, giustamente. Dopo gli animalisti si arrabbiano. Non c'è tempo da cosa perdere. Fa? Ti sto per sparare, lo sai? Madonna, fiero quello lì davanti ai fari, in posa. Fa il servizio fotografico. Credo che siano dei vostri. Ah, avete conosciuto Rousseau? È del Maquis, la resistenza francese. Ha ucciso un crocco che ci puntava. Ogni tanto sarebbe utile interrogarne qualcuno. Sarebbe solo una perdita di tempo. Vi davamo per persi. Avete fatto un po' di danni. Quel treno andava certo fermato, non distrutto. Fai un bel doppiaggio, Rousseau. Le cose ci siano sfuggite di mano, ma il lato positivo è che abbiamo allertato tutti gli avamposti nemici dell'area. Faremo meglio a darci una mossa, forza. Beh, dai. Bisogna finire la missione. Dico bene, maggiore? Aiutateci a recuperare. Non so bene come, ma io e Zeus siamo sopravvissuti allo schianto del treno e abbiamo incontrato una francese. Una tosta di nome Rousseau. Fa parte della resistenza ed è riuscita a fuggire fra i rottami del treno in cerca di documenti. Le servivano per una missione a Parigi e aveva un lavoro anche per noi. Certo, noi prendiamo ordini da tutti perché siamo proprio l'ultima ruota del carro. È finita? Capolinea. Ora la resistenza userà i documenti. Azioni eroiche non me l'ha segnato. Una guarnigione nazista in città. Devo salvarli tutti e due. Aiuterò. Ma non ha senso, ragazzi, queste cose basta farle su facili e rifai la missione, ci metti 2 secondi. Comunque sta durando 30 secondi. Vabbè, noi signori ci vediamo al prossimo appuntamento, tanto registro di seguito, vado avanti. Ciao a tutti e grazie.